paura. È arrivato il momento delle 3 minuti con. Chi sarà l'ospite di oggi? Beh, sentiamo tutti insieme. La 6. La tua musica. La tua radio. Siamo con Gabriele Muccino, regista del film Quello che so sull'amore. Per prima cosa volevamo cominciare con la nota dolente. Secondo lei come mai questo film ha ricevuto tante critiche? A cose fatte, secondo me il film ha avuto un problema di connotazione. In America sono tutti molto sudditi del marketing, ovvero come un film viene venduto e il genere nel quale il film viene collocato crea un'aspettativa che poi deve essere esaudita. Io ho avuto un problema che era già, secondo me, la punta dell'iceberg di quello che è accaduto con questo film, quando feci Sette Anime, che fu, siccome era un film molto difficile da vendere, parlo di marketing, la Sony lo vendette come un thriller e anche lì la critica fu molto dura e mi stroncature feroci, perché chiaramente se vai a vedere un thriller ti aspetti un thriller, ti aspetti Seven. Se vai a vedere Seven e ti trovi Sette Anime, pensi che quel film sia sbagliato perché non corrisponde a quello che ti aspetti. Questa è la mia analisi che ho fatto su Sette Anime, che poi è un film che in realtà poi è andato benissimo col pubblico e ancora oggi la gente mi parla di quel film, per cui in realtà poi ti dimostra quanto poi il marketing possa sviare e deformare anche la percezione di un prodotto. Questo film ha avuto un problema similare, però forse anche più grave, perché io ho fatto un film che sulla carta non era assolutamente una commedia romantica, era una commedia drammatica, ma un po' un ibrido come era L'ultimo bacio, quei film che parlano di relazioni umane senza però poter essere messi in un contenitore così stretto come è quello della commedia romantica, perché la commedia romantica proprio nell'accezione anglosassone è quel film che ha una formula molto specifica, ovvero deve intanto far ridere tanto e poi deve essere superficiale, non può essere mai drammatico o malinconico e deve avere dei conflitti a orologeria che separano e riuniscono i protagonisti e un lieto fine che soddisfi un pubblico che già sa che vuole essere soddisfatto in quel modo. Quindi quando mi hanno detto che questo film era una commedia romantica e il film era finito, io ho avuto un sussulto, perché ho detto guardate che sbagliamo tutto se lo vendiamo in questo modo. Ma ahimè in America il regista è assunto dai produttori che posseggono il film e hanno la licenza di uccidere, ovvero di non ascoltarti, ed è quello che è successo in questo caso. Non mi hanno ascoltato nella collocazione del film e lo hanno anche fatto uscire nel weekend storicamente più debole dell'anno, perché è un film che loro hanno considerato per un target femminile, che io invece considero un film anche per gli uomini, francamente, e già lì non ero d'accordo, e l'hanno collocato nel weekend prima delle vacanze di Natale in cui le donne fanno shopping in maniera esagerata, per cui in realtà riempiono i mall ma non i cinema, per cui hanno fatto degli errori secondo me grossolani che io non posso non lamentare. Quando io leggo titoli il pubblico stronca, che la critica lo abbia stroncato è innegabile, ma sono abituato a essere stroncato dalla critica, quindi quello non mi ha neanche francamente infastidito. Ma che il pubblico lo abbia stroncato è una grandissima inesattezza, perché il pubblico non può stroncare qualcosa che non vede abbastanza, ovvero il primo weekend doveva essere un weekend che avrebbe dovuto almeno fare il doppio di quanto il film abbia fatto, per cui in realtà è in più, se devo essere tecnico, in America nulla è affidato all'incertezza, cioè quando i film escono ci sono delle agenzie che interrogano all'uscita delle sale il pubblico e danno al film un voto che poi ti farà capire quale sarà il passaparola. Il voto che questo film ha ricevuto si chiama Cinema Score, una roba che se uno si fa su Google forse impara anche delle cose importanti.
Il voto che questo film ha ricevuto è B+, che nella loro classifica è come dire 8. Sette anime ebbe a meno, Pursuit of Happiness ebbe a più. Il film con Brad Pitt, che è uscito il weekend prima del mio, un film che tra l'altro mi sembrava fantastico, un film prodotto da David Weinstein, che si chiama Killing Them Softly, ebbe un voto F, che significa 3 praticamente. Quindi cioè in realtà dire che, cioè, quando, insomma, dire che il pubblico stroca un film è una inesattezza, se il CinemaScore ti dice che ti dicono che lo considerano un film da 8. Tornando in Italia dopo molto tempo, come l'ha trovata? Come ha trovato la situazione del paese? No, l'Italia la trovo in un momento storico molto difficile. Forse è il momento storico che per la mia generazione è il più fosco. Cioè, senti che il futuro in qualche modo è in mano a gente che non sa governare. Cioè, che non sa proprio, cioè che non vuole bene al paese in qualche modo, e non sa nemmeno fare il lavoro del politico. Questa è la mia opinione. Se mi chiedi del cinema, il cinema italiano io lo trovo esattamente come l'ho incontrato quando esordì con il mio primo film nel 97, che era Ecco Fatto, e fu un film che non vide nessuno, uscì in 7 sale, perché in quel momento lì nessuno andava a vedere film italiani se non le commedie di Vercioni. C'erano quei filoni di commedia che funzionavano in quegli anni, ma nient'altro. Io poi mi sono costruito un pubblico silenzioso con Come se nessuno mai, che nello scambio, secondo me, di DVD in casa con i genitori, vedendo questo film che li rispecchiava, ha creato un pubblico sotterraneo che poi è esploso con L'ultimo bacio. Per cui ho avuto un privilegio enorme per un regista, anche che è stato quello di costruirsi un pubblico come fosse un brand, per cui in realtà la gente poi va al cinema e dice 2 biglietti per Muccino, che è una roba abbastanza singolare, francamente, e di cui sono stato profondamente fortunato. È una cosa che è successa a pochi registi, e io ho assistito a delle meraviglie in questo senso, perché ho avuto più di un successo di questo tipo. L'ultimo bacio, ricordati di me, fu anche questo un successo, ma La ricerca fu un successo globale, e non c'è un paese al mondo dove io possa andare e chiedere di quel film senza che quel film sia conosciuto. Per cui in realtà sono cose che comunque pochi registi, credo, al mondo possono vantare, e nessuno in Italia, a parte Sergio Leone. Cioè, Sergio Leone credo che sia l'unico che davvero è conosciuto in tutto il mondo. Gli altri, insomma, passano, in qualche modo tutto passa, passerò anch'io, è la vita che passa. Dopo diversi film girati a Hollywood, sente ancora la pressione degli studios? Dunque no, io ho esordito in una sorta di culla, che era quella della protezione, della vigilanza e della stima di Will Smith, che era, ma è ancora oggi, una delle star più potenti del pianeta, e che ha fatto in modo che non ci fossero infiltrazioni o dettami da parte dei produttori o dello studio. Per cui io ho avuto le migliori esperienze americane all'interno dello studio, nella sua quintessenza, perché erano entrambi film della Sony, che è oggi credo forse il secondo studio più importante che ci sia in America, dopo la Fox, e ho lavorato con produttori magnifici con cui sono ancora oggi in stretto contatto. Per cui quando leggo i titoli che deformano mie dichiarazioni fatte con Curzio Maltese su Repubblica, insomma, ci resto male, perché non è quello il mio pensiero. A Hollywood si può lavorare molto molto bene, si può lavorare anche molto male se hai dei produttori che non rispettano il lavoro del regista o non lo ascoltano. E in questo caso, quando io, specialmente nella fase, appunto, come ho detto, di marketing del film, ho detto che si facevano degli errori a collocare questo film come commedia romantica, e non solo non mi hanno ascoltato, ma questo ha portato a un vizio di forma importante, perché
loro prima che un film esca nelle sale lo testano, fanno molti test, dipende, a volte pochi se vanno molto bene, o molti se invece il film ha dei problemi. Quando hanno reclutato il pubblico per vedere il film, definendo il film commedia romantica, il pubblico che è arrivato è un pubblico che vuole e che ama quel tipo di film, e non trovando quel tipo di film hanno avuto problemi sui momenti drammatici che c'erano nel film, ci sono ancora, però c'erano delle scene con Uma Thurman che io considero le più belle del film, ma che purtroppo nessuno vedrà, perché il pubblico che vede commedie romantiche non ama drammaticità. Mentre il pubblico che vede i film drammatici, come i film precedenti che io ho fatto, è un pubblico molto più disposto a pensare, in qualche modo, a leggere il messaggio del film, è un pubblico molto meno pigro. Per cui, in realtà, come tu collochi un film, definisce grandiosamente, in qualche modo, poi il viaggio del film, perché il pubblico poi ti dice delle cose che tu dovrai fare, perché io ho avuto anche l'ingenuità di non avere un produttore accanto, il mio produttore, come tutti i registi in America hanno, per cui in realtà ero comunque isolato e non avevo una voce in capitolo, come invece in realtà ho imparato che bisogna avere. O hai la fortuna di avere Will Smith o di avere un produttore tuo che ti faccia da scudo. Nel film si fanno anche riferimenti alla particolarità della situazione di essere straniero negli Stati Uniti, ci sono diverse battute. Ha sentito questa cosa anche personalmente o come regista? Beh sì, si respira il fatto che comunque, cioè culturalmente, io mi sento sempre comunque un passo indietro, cioè non sono cresciuto in quel paese, non ho vissuto la cultura di quel paese, non ho visto la televisione di quel paese, tranne Happy Days o quello che ci è arrivato a noi, ma che è una parte minima. Per cui in realtà, come tutti i registi europei, ho una fatica culturale in più che devo ogni volta cercare di superare, perché quando un americano viene a fare un film ambientato a Roma è molto probabile che noi cogliamo degli stereotipi che non ci coincidono in qualche modo. E io ho avuto invece la fortuna di fare tre film che non sono mai stati accusati di essere diretti da un regista non americano, quindi sono riuscito comunque alla fine dei giochi, sono riuscito a mimetizzarmi e a restituire la loro cultura, però per arrivarci comunque non è mai così semplice. Vederti sorridere è qualche cosa che